stato un lavoro di squadra e soprattutto c'è stato un buon feeling tra la struttura, i miei assessori e tutti coloro che hanno in qualche maniera partecipato al raggiungimento di questo obiettivo. C'è stato anche il grosso impegno dell'Arieco. Abbiamo messo in campo una serie di iniziative con Ambiente Basso Molise, abbiamo fatto di tutto per cercare di dimostrare che Termoli meritava la bandiera blu. Il grande lavoro che abbiamo fatto con ACEA per far sì che la qualità delle acque fossero migliori. E di volta in volta, di anno in anno, abbiamo cercato di raggiungere quel target necessario per ottenere la bandiera blu. La bandiera blu è importante perché è un modo di vivere, cioè si dimostra la qualità dell'ambiente in una determinata città. Quindi se c'è qualità di ambiente c'è anche qualità di vita ed è quello che abbiamo profuso nel nostro impegno per far sì che Termoli e sul cielo di Termoli tornasse a risplendere il vessillo della bandiera blu. Il turismo poi viene da sé perché quando si sa che c'è un ambiente incontaminato, le nostre spiagge nidificano il fratino che sceglie le spiagge incontaminate, che abbiamo anche tutelato quello che è l'habitat naturale, le dune e così via. Va da sé che quello cerca il turista. Poi spetta a noi tutti, gli operatori del settore, accoglierli e saperli accoglierli e farli stare bene. Obiettivo raggiunto. Sì, grande traguardo. Abbiamo lavorato davvero incessantemente. Questo è un lavoro portato avanti da 4 anni, perché chiaramente abbiamo dovuto raggiungere degli obiettivi precisi che la FECI richiedeva. E non è stato semplice perché abbiamo dovuto fare tutta una serie di iniziative, di progetti, di delibere, di ordinanze. Cioè il lavoro della bandiera blu è un puzzle che tu vai a comporre piano piano con tutta una serie di cose che ti chiedono a Roma, non è che le decidiamo noi. Quindi abbiamo dovuto fare questo grosso lavoro di modifica, diciamo, in un certo senso del nostro ambiente, no? Dalla differenziata alla creazione di strutture adeguate a formazione nelle scuole piuttosto che all'organizzazione della spiaggia, del centro, insomma tutta una serie di lavori fatti. La nostra fortuna è stata che avevamo già messo in cantiere opere tipo il depuratore, lo spostamento del depuratore, quindi la riparazione delle varie falle che c'erano, e questo ci ha portato ad avere finalmente un'acqua eccellente, perché questa è la condizione essenziale. Poi tutto il resto andava fatto, un grosso lavoro va fatto nell'ambito della disabilità, perché la FI pretende, ed è giusto che sia così, che anche diversamente abili abbiano tutte le strutture adeguate per poter vivere una vita normale, le passerelle sulla spiaggia. Quindi abbiamo dovuto davvero fare un grosso lavoro, ma è stato un lavoro di squadra, un grosso lavoro dove tutta l'amministrazione ha collaborato. È chiaro che la struttura ambiente è la struttura portante per avere la bandiera blu, però tutti hanno collaborato, tutti gli assessorati, e quindi siamo davvero soddisfatti. Oggi finalmente abbiamo raggiunto questo obiettivo dopo 6 anni. È stato faticoso, lungo, ma ci siamo riusciti. Tanta soddisfazione, è il frutto di 4 anni di intenso lavoro. E sono migliorate molte cose, migliorata intanto la qualità dell'acqua di balneazione dal 2018 ad oggi, è migliorata la sensibilità della città verso tutte le tematiche ambientali, e quindi insomma poi Termoli è bella, e obiettivamente questo credo che sia il miglior premio che la città potesse avere.